Salve, questa è la risposta di lunedì per Lisa Petrino che mi dice: sono diversi anni che ho nel cuore un progetto lavorativo che vorrei attuare, ma nonostante gli sforzi, soprattutto nell'ultimo periodo, non riesco a far decollare. Spesso mi chiedo se è davvero questa la mia strada. Mi sento sfiduciata e per certi versi bloccata. Puoi consigliarmi dei fiori? Certo, almeno tre fiori già con questo trafiletto potrei consigliarti, però mi piace unire al consiglio di Osho che può illuminarci su altre strade a seguire. Quindi, domandiamo per la tua strada, per questo tuo progetto. E cosa succede? Quello sarà il tema. Oggi fanno 35 gradi, una cosa mai vista in questo periodo. Lisa, 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 Lisa. Tema. La strada, la sfiducia, il progetto che non decolla. Lisa, ciò che non sai, ciò che stai sapendo o già sai. E qui e ora è il consiglio di Osho. Infatti, questo progetto è un po' schizofrenico, decolla, non decolla, decolla, non decolla. Quindi bisogna prendere una decisione, o a destra o a sinistra. Perché questo possa realizzarsi, dovresti lasciarti alle spalle le vecchie visioni e averne una nuova. Perdere certe paure dell'ignoto. È come un rinascere, una nuova visione. Dovresti cambiare strategia, mi pare. Hai tutto, la pienezza, hai tutto per conseguirlo. Quindi non abbassare le braccia. Continua a paragonare, che è meglio. Se rimanere con la cosa solida che ti dà sicurezza, che forse è quello in cui stai lavorando adesso, lanciarti in una nuova avventura, sono due cose diverse, e dove tu sei chi metterà qui dentro il giunco, come si chiamavano? Ah, va bene, quelli che fioriscono tutti insieme, i bambù. Nel mondo fioriscono quello stessissimo giorno, si trova in qualsiasi emisfero. Questo è curioso. Quindi di far fiorire perché tu metti dentro di te, che hai la pienezza, di lanciarti in questa cosa nuova. Però per il momento stai paragonando perché deve arrivare la decisione. Qua Osho dice che avresti successo. Non male. E il consiglio è proprio quello di aprirti al cambio. Cara, rivedi di nuovo le carte uscite, le parole pronunciate. Io adesso mi farò venire i fiori per te. Mi sembra che la strada sia quella di continuare, di perdere le paure, di lanciarti in una nuova visione, di non abbassare le braccia perché potrebbe andarti bene. Quindi ci vediamo più tardi con i fiori e con la foto della tirata. A tutti gli altri, a domani martedì.